sacrario dei caduti per la rivoluzione, sorto nella nuova sede Littoria al Foro Mussolini, è stato aperto nell'annuale della marcia su Roma al culto eterno della patria. Presenti il duce e il sottosegretario tedesco agli esteri Bohle. Appassionato saluto delle organizzazioni e della folla al duce. Popolo e organizzazioni con irresistibile impulso e affollano Piazza Venezia, acclamando al duce con ardente entusiasmo e immutata fede. Corrispondenza cinematografica dei nostri operatori dislocati sul fronte barbarico, dove la battaglia infuria da oltre 3 settimane. Carristi, guastatori, truppe celeri, genieri, artiglieri, autisti, in piena e fraterna solidarietà con le truppe germaniche, si battono con ammirevole bravura contro un nemico preponderante di mezzi e di numero, logorandolo con ardite manovre e fulminei contrattacchi. Sperrima lotta, l'aviazione ha scritto e scrive ogni giorno una delle sue pagine più gloriose, sia martellando le lontane basi di rifornimento del nemico, sia appoggiando l'azione delle truppe di terra, sia affrontando e silurando il naviglio da guerra avversario. Ogni giorno e ogni notte, bombardieri, aerei da picchiata, cacciatori della ormai leggendaria Quinta Armata si avvicendano nel cielo della Marmarica e sul Mediterraneo con uno spirito di sacrificio ed un impeto aggressivo che la lotta attende ed affina ogni giorno più. I vecchi cacciatori italiani, i gloriosi Macchi 200, formano la volante di armata delle squadriglie e degli aerei da picchiata italiani e germanici. Per proteggere la loro azione affrontano la caccia avversaria, spesso molto più numerosa. Le impongono il combattimento e le sbarrano la strada, sovente a costo dell'estremo sacrificio del loro apparecchio e di se stessi, perché il bombardiere che proteggono possa assolvere la propria missione. I cacciatori sono già nel cielo quando i bombardieri spiccano il volo. Partono da campi diversi i cacciatori e bombardieri. Sovente gli equipaggi di questi ultimi neppure conoscono chi sia l'eroico cacciatore che a prezzo della sua vita ha salvato la loro e l'incolumità del pesante e prezioso apparecchio che ha scortato e protetto. Ogni giorno i bollettini narrano le loro gesta. Le
Le squadriglie si ricongiungono nel cielo e muovono compatte verso gli obiettivi, cioè verso la lotta, verso il duello combattuto implacabilmente all'ultimo sangue con raffiche di mitraglia e manovre di capogiro. Caccia si lanciano in picchiata nella scia dei bombardieri a tuffo. Il nostro nuovissimo tipo di caccia ha ricevuto il battesimo di sangue e di fuoco proprio in queste settimane di lotta ed ha inaugurato la sua carriera di guerra facendo strage di velivoli avversari di ogni tipo. I 202, tale è il loro nome, spiccano il volo. Sono dotati di alta velocità e pochi apparecchi ebbero un collaudo così sicuro e confermarono nelle aspre e diuturne prove le loro superbe qualità manovriere ed aggressive. Ad essi sono affidate missioni di intercettazione dei bombardieri avversari e la protezione delle zone aeree dove dovranno lavorare i nostri bombardieri. Durante questa settimana di battaglia, questi cacciatori si sono battuti giornalmente con la caccia nemica, confermando con le gloriose prove le eccellenti qualità delle macchine e degli uomini. Lì al combattimento, mentre piombano fulminei sull'avversario appena avvistato. A morte, il britannico si abbatte lasciando una scia di fumo. A volo radente sui campi e sulle formazioni britanniche, le nostre squadriglie, sfidando la rabbiosa reazione avversaria, passano e ripassano, seminando la morte con la mitraglia. È finita. Vuoti i serbatoi e le scatole di mitraglia, i velocissimi 202 cacciano fuori le zampe e atterrano pronti a ricominciare se occorre appena i serbatoi saranno riempiti.
5 minuti nella scuola di marconiste destinate ai servizi meteorologici della Regia Aeronautica. Le ali si iniziano ai misteri della meteorologia. L'insegnante sta spiegando il funzionamento di un anemometro, cioè di un misuratore della velocità e direzione del vento. Esercitazioni ad un teodolite per lo studio delle correnti aeree. Esercitazioni alle telescriventi. Prove di radiotelegrafia. Allenamento alla ricezione e trasmissione radiotelegrafica. Si controllano i messaggi lanciati durante l'esercitazione. Il segretario del partito inaugura la moderna sede di un grande magazzino che i romani hanno già battezzato il Palazzo di Vetro. Questo grande magazzino è stato organizzato adottando quanto di meglio è stato fatto e inventato in Italia e fuori d'Italia per accogliere e soddisfare le richieste di decine di migliaia di persone al giorno. Il segretario del partito e le autorità compiono la visita dei quattro piani dove sono raccolti i 32 settori di vendita, soffermandosi nei reparti più interessanti. Squadra navale si prepara per la scorta ad un convoglio diretto in Libia, dove la guerra che si combatte è più di qualsiasi altra condizionata al dominio delle vie marittime di rifornimento. Navi da battaglia muovono verso il largo. La squadra in navigazione. Gli uomini addetti alle macchine hanno un compito che esige altrettanta abnegazione e sangue freddo quanto quello degli addetti alle armi. Più infuriano gli elementi o la battaglia, più gli uomini di macchina devono mantenere la padronanza dei propri nervi e tendere fino all'estremo i propri sforzi. L'incessante vigilanza delle vedette. Sull'orizzonte si profilano le sagome del convoglio. Gli aerei di bordo vengono catapultati per la ricognizione. La sicurezza della navigazione dipende dal pronto avvistamento di ogni insidia nemica. Non rallenta la marcia e tantomeno la vigilanza.